Benvenuti sullo strano canale. Tia Sharp è una bambina di soli 12 anni quando scompare. La vicenda si fa via via più orrenda, mano a mano che le indagini proseguono. Questa è la storia di una bambina di soli 12 anni che purtroppo ha riposto la sua fiducia in una persona che avrebbe dovuto prendersi cura di lei. Cominciamo dall'inizio e torniamo al 2012, a uno dei casi più terribili che l'Inghilterra ricordi. Tia Christine Sharp nasce il 30 giugno 2000 a Croydon, a sud di Londra, nel Regno Unito. Quando Natalie rimane incinta di lei, è solo una teenager che si ritrova a crescere Tia praticamente da sola, con l'aiuto della madre, Christine Bicknell. Il padre di Tia, Stephen Carter, si allontana quando Tia è ancora in fasce. Natalie è a tutti gli effetti una madre single e quando Tia ha circa 2 anni comincia a frequentare un uomo di nome Stuart Hazel. La relazione dura pochissimo e nel giro di qualche settimana Natalie la interrompe. Stuart rivolge quindi le sue attenzioni alla madre di Natalie, Christine, che ha 10 anni più di lui. Sembra abbia fretta di parcheggiare la propria persona da qualche parte, visto che in breve tempo va a vivere con la donna. Tia nel frattempo cresce in fretta, circondata dall'affetto della madre, della nonna e del nuovo compagno di quest'ultima. È una bimba allegra, piena di vita, affettuosa con tutti gli adulti presenti nella sua vita, incluso Stuart, che impara ad amare fin da subito. L'uomo ricambia l'affetto allo stesso modo. Non c'è nulla che possa far pensare che potrebbe essere capace di farle del male. Forse solo il suo terribile passato potrebbe far presagire che non è una persona equilibrata e serena come vorrebbe sembrare. Cresciuto con una madre che lavorava sulla strada e un padre in prigione, Stuart viene poi affidato ai servizi sociali, passando da una famiglia affidataria all'altra. Privo di esempi positivi da seguire, il bambino diventa un ragazzo senza regole, che segue il pessimo esempio di amici poco raccomandabili. Piccoli crimini, l'alcol, problemi a scuola. Finisce presto in carcere per brevi periodi. Confessa agli psicologi che lo seguono di aver subito abusi in tenera età. Mentre la prima giovinezza sfiorisce e Stuart diventa un adulto fatto e finito, la sua psiche è oltremodo provata. È preda del suo passato e della depressione, che ne fanno un individuo enigmatico, inquieto, tormentato, pieno fino all'orlo di conflitti irrisolti. Tenta varie volte di togliersi la vita e soffoca i ricordi con droghe e alcol. I reati diventano via via più gravi: furto con scasso, disturbo della quiete pubblica, aggressione. In alcuni periodi vive di piccoli lavoretti e soggiorna in vari ostelli. Quando è talmente depresso da non essere in grado di lavorare, finisce a dormire per strada. Quando conosce Natalie, la madre di Tia, quest'ultima non sa nulla del suo passato e vede solo un uomo bisognoso di affetto. Ben presto, però, si accorge che Stuart non è l'uomo che fa per lei e lo lascia. A quel punto, come abbiamo già visto prima, Stuart comincia una relazione con Christine. Resta quindi nella famiglia e dato che per il momento riesce a tenere a bada i demoni interiori, è ben accetto e nessuno gli chiede di andarsene. Alla luce di ciò che succederà in seguito, avrebbero dovuto farlo. Tutto procede normalmente per anni tra lui, Christine, Natalie e la piccola Tia. Lei si divide tra la casa della madre e quella della nonna e del nonno acquisito, rimanendo spesso a dormire da loro. Poi arriva il 2012, quando Stuart ha 37 anni e Tia 12. Il 2 agosto 2012 è il giorno in cui Tia scompare per sempre. Quel giorno Stuart chiede alla bambina di stare con lui e la nonna per il weekend. Niente di strano, Tia lo ha fatto molte volte. Lei arriva a casa della nonna e Stuart le propone di andare a fare shopping. Le telecamere di sorveglianza di un negozio inquadrano l'uomo e la bambina tra le corsie e gli scaffali. Poi li si vede a bordo dell'autobus che li sta portando a casa. La sera, Christine, che ha cominciato il turno di notte, li chiama per sapere se va tutto bene e riceve una risposta affermativa. Stuart le dice che stanno guardando la TV,
E in effetti Christine può sentire la bambina che ride in sottofondo. Quando però torna a casa il giorno dopo, Tia non c'è. Stuart spiega che è uscita per andare a comprare delle scarpe. Il fatto che abbia lasciato a casa il suo cellulare risulta subito strano alla nonna. Forse si tratta solo della dimenticanza di una bambina che spesso ha la testa tra le nuvole, pensa. Le ore passano tra la speranza di vederla rientrare da un momento all'altro e l'ansia che possa esserle capitato qualcosa di brutto. Quando si supera l'ora di cena, Stuart e Christine vanno a denunciarne la scomparsa alla polizia. Non passa solo quel giorno senza avere sue notizie, ma molti altri. Le ricerche cominciano, ma di Tia non c'è traccia. Ci si basa sulla testimonianza di Stuart che l'ha vista uscire da sola. Posti di blocco lungo le strade, interrogatori a tappeto di tutti gli abitanti della zona, volantini, annunci radio e servizi giornalistici, analisi del contenuto di decine di bidoni della spazzatura. Niente di fatto. Tia non si trova. La famiglia fa stampare delle magliette con il volto di Tia e organizza veglie a lume di candela alle quali Stuart partecipa in prima linea. È proprio lui che comincia a essere oggetto di grande interesse da parte degli investigatori. È un uomo che ha un passato che più travagliato di così non si può. È stata l'ultima persona a vedere Tia ancora viva. Possibile che sia coinvolto in qualche modo? Viene messo un mandato di perquisizione domiciliare per poter dare un'occhiata approfondita tra le pareti della casa dove Stuart vive con Christine. Non si trova nulla. Il 9 agosto i giornalisti invadono quella stessa casa, invitati da Stuart. Diventerà una tra le interviste più famose nel mondo del true crime, al pari di quella rilasciata da Chris Watts sul portico della sua casa, a poche ore dall'omicidio di moglie e figlie. Una di quelle interviste che ti fanno riflettere a lungo, in retrospettiva. Davanti ai giornalisti, Stuart si produce in un lungo racconto sugli ultimi momenti insieme a Tia, decorato dal senso di colpa che dice di provare per averla lasciata uscire da sola. Poi si commuove e chiede a chiunque abbia preso la bambina di lasciarla andare. E se nessuno l'ha presa e si tratta di una fuga da casa, che Tia torni presto da loro. Una commedia bella e buona, dalla prima all'ultima parola. Mentre si produce in un finto pianto senza lacrime, il corpo di Tia giace freddo nel minuscolo sottotetto di quella stessa casa. Un'abitazione perlustrata a più riprese dalle forze dell'ordine. Ci pensa la natura in modo macabro a dare una mano allo spirito di una bambina che non ha voce per farsi giustizia. L'odore della decomposizione comincia ad aleggiare in casa, ma Christine, pur notandolo, non riesce a capire da dove provenga. Finalmente, dopo l'ennesima ricerca da parte degli agenti, il corpo di Tia viene trovato, avvolto in un sacco nero, nel soppalco. In un altro sacchetto ci sono inoltre una maglietta di Stuart macchiata del sangue di Tia e gli occhiali rotti di Stuart, con un'impronta della bambina su una delle lenti. Com'è possibile che dopo ben 3 perquisizioni nessuno abbia trovato nulla? In 2 occasioni gli agenti si sono limitati a salire la breve scaletta che porta al sottotetto e a infilare solo la testa all'interno dello spazio angusto per dare una rapida occhiata in giro. La terza volta, quando c'era anche il cane molecolare che mostrava segni di agitazione sotto la botola che portava al sottotetto, il pensiero di dover sollevare il cane e farlo passare attraverso la botola deve essere sembrato un compito troppo impegnativo. Insomma, che non si sia trovato il cadavere quando era praticamente in piena vista è paradossale. Denota un modo di pensare ottuso e per nulla aperto a ogni possibilità, come invece dovrebbe essere quello di un poliziotto. Stuart viene arrestato di lì a poco, il 12 agosto, con l'accusa di omicidio, assieme a Christine, sospettata di essere sua complice. Le accuse verso di lei vengono ritirate quando risulta chiaro che non c'entra nulla. Nemmeno il cattivo odore presente in casa poteva farle immaginare che il suo compagno avesse ucciso sua nipote. Stuart si arrampica sugli specchi e fornisce una spiegazione ridicola. Tia è caduta per le scale e si è rotta l'osso del collo. Lui, in preda al panico, ha pensato bene di metterne il corpo in un sacco nero e nasconderlo in soffitta. Un comportamento normale, secondo lui. L'autopsia sul corpo di Tia non riesce a stabilire la causa della morte. Non ci sono segni di compressione sulla gola
né ossa rotte. Non ci sono lividi e altri segni di percosse. La casa viene passata al setaccio, come in teoria si sarebbe dovuto fare fin dall'inizio. Ma a parte questo discorso, si scoprono un paio di memory card ben nascoste all'interno del telaio di una porta. Il contenuto di quelle memory card è una raccolta di immagini a dir poco inquietante. Tia è stata fotografata numerose volte a sua insaputa mentre dormiva o nell'atto di infilarsi il pigiama. Nemmeno da morta, Stewart ha avuto rispetto per lei. Ha fotografato il suo cadavere dopo averlo sistemato in pose pornografiche. Oltre alle foto di Tia, c'è una montagna di materiale pedopornografico. Stewart ha aggredito la bambina durante le prime ore del mattino, mentre dormiva, l'ha violentata e l'ha soffocata in qualche modo, forse con il suo stesso corpo. Nonostante tutto punti contro di lui, Stewart si dichiara non colpevole. Quando comincia il processo vero e proprio, però, afferma l'esatto contrario. La sentenza pronunciata il 14 maggio 2013 è ergastolo con un minimo da scontare di 38 anni prima di poter chiedere la condizionale. La casa dove Tia è stata uccisa viene demolita nel 2013. Un'altra abitazione sorgerà in quel punto e speriamo che venga abitata da bambini più fortunati. La vita di Tia ha avuto fine in modo orribile. È stata messa in soffitta, come si fa con quegli oggetti che non si usano più. Come una bambola rotta. Chissà se quando era ancora in vita aveva paura del buio e se di notte pensava con un brivido che ci fosse un mostro sotto il letto. Un anonimo ha scritto: «Il mostro non dorme sotto il letto. Il mostro può dormire accanto a te».E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!